Ciao ragazzi, di nuovo ben ritrovati sul canale Forza Lazio. Prima di cominciare con la nostra chiacchierata quotidiana, partiamo con la nostra intro. Di nuovo ben trovati, io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio, la gola mia comincia già a fare capricci. Vi ricordo che in descrizione ad ogni video, ragazzi, trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti canale Forza Lazio. Vi ricordo che trovate tutto, per favore, perché mi fate venire i sensi di colpa, vi dico la verità. Non mi scrivete più, non mi chiedete più del fantacalcio. La Lega è piena. Forse per me vi farei partecipare a tutti. Se facevo partecipare a tutti attivi, arrivavo a 100-150 partecipanti. Però non sono io a decidere il limite della Lega. Fantacalcio.it impone un limite massimo di 80 partecipanti a Lega. Quindi ragazzi, avrei potuto forse pensare alla Serie B, a fare la Serie B. Però mi dovete scusare, non dipende da me, mi dovete credere. Detto ciò, ragazzi, allora vado a concentrarmi anche in questo video sulla ricerca assidua di argomenti, quando argomenti non ce ne sono, e quindi anche una presupposizione su un'eventuale situazione può essere buona per buttare giù un articolo che non dice niente. Per chi scrive articoli, nel mio caso invece quello di cui parlerò in questo video può essere uno spunto, e parlo di notizie uscite tra ieri e oggi riguardante una possibile, ipotetica, sottolineo ipotetica, riapertura della trattativa della Lazio per prendere Ricci. Parlo di ipotetica, attenzione, scusate, ero distratto dalla guida, lo sapete, quando guido la priorità è la guida. Perché dico questo? Perché in realtà l'articolo che ho letto non dice niente. Praticamente dice che Ricci sta riscontrando problemi a rinnovare con il Torino, non rinnova con il Torino, potrebbe, scusatemi, non rinnovare con il Torino, e quindi potrebbe riaprirsi lo spiraglio Lazio, e mi sono fatto una grassa risata di primo approccio. Però la mia prima reazione è stata una bella risata, per la serie, detto proprio alla romana, adesso attaccate, vi siamo stati dietro a sto giocatore per un mese praticamente, con continui rilanci e continui rifiuti. Adesso che abbiamo un ottimo centrocampo al posto di Ricci, per me abbiamo preso giocatori davvero importanti, adesso basta, molto tieni Ricci, mi viene da dire, no? Oppure Ricci, mo tu te ne rimani a Torino. Questa è un po' la reazione da tifoso istintiva, ecco, istintiva. Invece no, perché in realtà un'ipotesi del genere si potrebbe fare solo in un caso, nel caso in cui ad esempio la Lazio cominciasse a pensare molto seriamente al futuro di Danilo Cataldi. Io mi rendo conto che è tutto anacronistico, è tutto fuori tempo, perché adesso siamo tutti immersi nel campionato, come è giusto che sia. Cataldi è della Lazio, guai a chi ce lo tocca in questa stagione. Però adesso è anche vero che è un momento di pausa, no? Sta giocando, è il periodo della nazionale, quantomeno fino a martedì. Allora è un momento per fare un piccolo tuffo nel recente passato legato al calciomercato, e semplici ipotesi. Lo trovo e lo faccio, mi sento di farlo. Ricci, che non rinnova col Torino, poi mi dovete dire perché deve rinnovare, che l'ha preso 2 anni fa, c'è ancora 3 anni di contratto, perché il rinnovo è stato, la trattativa con la Lazio ha avuto la funzione, questo accade in tutte le società, anche di stimolo per il Torino. Ammazza, questo giocatore c'ha mercato, lo richiedono, meglio che me lo tengo il più a lungo possibile legato con me, no? Quindi il calciatore a sua volta sfrutta la situazione e gioca a rialzo sull'ingaggio. Ricci, che già ve l'ho detto, prende 2 soldi, sta intorno agli 8-900 mila euro. Attenzione, senza offesa per nessuno, lo dico io, 2 soldi nel senso contestualizzato agli stipendi della Serie A. Detto ciò,
Ricci fa il suo gioco e gioca a rialzo e ci sta. Fa parte del gioco, è giusto. La Lazio potrebbe tornare a prendere in considerazione Ricci? Secondo me sì, considerando che sto benedetto Ricci è un pallino di Lotito, per esempio. Qualora davvero nell'arco dell'anno, perché mo non c'è più la prescia del mercato, no? Nell'arco dell'anno la Lazio e il Torino dovesse avere problemi per Ricci, la Lazio potrebbe pensare di tornare in auge. Però mai come quest'anno la Lazio ha avuto A, un centrocampo di qualità, B, soprattutto un centrocampo numeroso. E allora, come, in che caso, non mi state a dire Manuel Ricci lo mette al posto de Basic che non rientra. Raga, la Lazio può spendere secondo voi 25-30 milioni di euro, perché questo è quello che vuole il Torino, per Ricci, per poi non schierarlo in campo perché le alternative, i titolari sono altri? Insomma, un'ipotesi del genere potremmo prenderla nel caso in cui invece la Lazio valutasse con una certa serietà di non trattenere Cataldi. Avete capito bene? In realtà Cataldi ha, secondo me ha mercato. Vi dico una cosa che come sempre non vi dice mai nessuno, ma che io vi do con assoluta certezza, perché ho amici, conoscenze, che sono amicizie strettissime di Italiano, dell'allenatore della Fiorentina. Vi posso dire con assoluta certezza che Italiano è pazzo di Cataldi. Cioè, è andato via Amrabat, Italiano avrebbe voluto Cataldi, punto, stop. Tanto per farvi capire, è un giocatore per il quale Cataldi stravede, ragazzi. Stravede in maniera, scusatemi Italiano, sono distratto perché sto vedendo al negozio quanta fila c'è, scusate, così vi racconto pure un po' della mia quotidianità. Stavo dicendo, è un giocatore Cataldi per il quale Italiano stravede. Bisogna vedere adesso se eventualmente nei prossimi mesi vanno ad incastrarsi certe cose, eh? Perché anche su Cataldi, ragazzi, io non lo sto sminuendo, ci mette anima, impegno, poi devo dire la verità, ha fatto un ottimo precampionato, tante volte durante la cronaca, volutamente, per andare volutamente contro la mia teoria e il mio pensiero su Cataldi, l'ho esaltato perché effettivamente aveva giocato grandi partite. Però io continuo a dire che Cataldi, secondo me, ci sta bene in una rosa come la Lazio, ma non può far titolare. Quindi Ricci, Lazio, magari si può fare, ma a determinate condizioni, a un prezzo molto più basso, primo, secondo poi con Cataldi che non sta più alla Lazio. Fatemi pensare, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi mando un abbraccio forte e come sempre, forza Lazio a tutti. Ciao.